Anche se esteticamente anonimo e potrebbe ricordare tutti quei mini PC terribili che si trovano su Amazon con Intel Celeron e 64 GB di memoria MMC, in realtà lui è diverso. È decisamente diverso e non solo per il processore Ryzen al suo interno. Praticamente già l'ho detto, esteticamente non è nulla di che, è un box super anonimo in alluminio nero, ha sì un buon numero di porte, ha l'attacco VESA per essere nascosto dietro al monitor, ma le sorprese sono al suo interno. Una volta all'interno c'è la prima sorpresa, ben due slot di RAM da 4 GB DDR4 SODIMM in modo da sfruttare 8 GB di RAM in dual channel perfetti per la CPU AMD Ryzen. Totalmente un altro mondo rispetto ai mini PC con RAM saldate, così come un'altra storia la presenza di un modulo SSD M2 NVMe molto più veloce di un SATA ed anche qui un'altra storia rispetto ai mini PC con memorie MMC saldate. Poi ci sono altre tre cose da dirvi prima di vedere come va. La prima, in confezione viene fornito un cavo SATA per poter montare un secondo SSD. La seconda è che la scheda Wi-Fi si può aggiornare. E la terza riguarda il sistema di raffreddamento con una ventola davvero silenziosa anche sotto stress. In realtà ci sarebbe da dire più nerd che tramite un adattatore è possibile collegare una GPU esterna, ma forse ne parliamo in un altro video. Ora, non voglio andare direttamente di benchmark e parlarvi della CPU AMD Ryzen 5 2500U, che è comunque un quad core 8 thread con base clock di 2 GHz con picchi a 3.6, c'è la Radeon Vega 8 integrata, ma voglio prima raccontarvi la mia esperienza complessiva. Al primo avvio ci si ritrova già in Windows 10, già pronto, già attivato con licenza digitale, ma è una versione vecchia e sarà stesso il sistema operativo ad aggiornare alla versione più recente. Automaticamente poi vengono presi tutti i driver più aggiornati, ma per sbloccare il profilo energetico di AMD non basta aggiornare software Radeon, ma c'è da aggiornare manualmente il chipset, l'unica operazione manuale che in realtà non è fondamentale. Per quanto riguarda il BIOS, non ho toccato praticamente nulla, è già tutto perfetto così. Windows 10 si presenta in versione stock, senza applicazioni preinstallate di troppo, con l'unica eccezione del software Radeon di AMD che permette di personalizzare alcune opzioni grafiche e di tenere sempre aggiornati i driver. Ho messo alle strette questo mini PC collegandolo al mio monitor e svolgendo il lavoro quotidiano che faccio per tutto Android e per tutto tech. Ho utilizzato Chrome, OBS, Audacity, Premiere, Photoshop, insomma chi più ne ha più ne metta, senza la minima incertezza. La RAM da 8 GB viene sfruttata benissimo e permette di saltare tra le varie applicazioni senza ritardi o intoppi, e in particolare permette di tenere perennemente aperte tante schede di Chrome. Se comunque Chrome, Word e altri programmi possono essere gestiti facilmente se utilizzati nella maniera corretta, Photoshop e Premiere sono in grado di mettere in difficoltà anche macchine ben più potenti. E devo dire che effettivamente se si inizia a fare un montaggio in Premiere con una timeline in Full HD abbastanza complessa, con color, più clip, più effetti vari, dei rallentamenti si sentono, ma nulla di realmente problematico. Il rendering verrà sempre portato a casa e addirittura con clip più semplici si può lavorare in 4K a progetti elementari. Qualche appunto mi sento di farlo alla memoria SSD M2 NVMe di produzione Intel. È vero che è più veloce di un modulo SATA, ma si tratta di un NVMe di fascia bassa con velocità di lettura e scrittura limitate a circa 1000 MB al secondo in scrittura e circa 400 MB al secondo in lettura. Tra le altre cose, la memoria è divisa in tre partizioni e non so esattamente perché questa cosa capiti su parecchie macchine cinesi, ma ci vogliono davvero 2 minuti per unirle. Fortunatamente il modulo si può aggiornare e dare un altro piccolo boost alle prestazioni. Per tutto il resto mi sono trovato davvero bene, mi ha sorpreso ed ho la netta sensazione che questo piccolo mini PC possa sostituire tanti vecchi preassemblati nelle case di tantissimi e magari regalare anche un'esperienza migliore. Mi ha sorpreso anche la stabilità della connessione Wi-Fi che mi ha permesso di mantenere sempre fluida la visione di serie in 4K su Netflix e Prime Video e di giocare in cloud con Google Stadia senza potermi mai lamentare o sentire la necessità di passare alla connessione cablata. E poi è una macchina molto silenziosa, la ventola viene attivata solo quando serve e fa il classico rumore sordo delle ventole dei notebook sottili e leggeri. La sua silenziosità però non deve tradire, il sistema di raffreddamento funziona molto molto bene. Le temperature sotto stress non superano mai 78-80 gradi, nemmeno durante le sessioni di gioco. Eh sì, dai, parliamo di gaming, perché questo mini PC è la conferma che la combinazione Ryzen 5 e Radeon Vega integrata
permette di giocare a qualcosina senza grosse pretese. Qualche titolo vecchio come GTA V o anche un Rocket League può essere eseguito in Full HD con dettagli bassi per mantenere il frame rate stabile sui 45 fps. Se si cerca un po' di gaming passatempo, anche titoli un po' più recenti come magari Fortnite possono essere eseguiti magari abbassando la risoluzione ad HD per migliorare la fluidità. Ovviamente poi dipende dai titoli. Io ad esempio ho trovato un buon settaggio per giocare a Dragon Ball FighterZ in Full HD a 50 fps con un minimo di 38 fps nelle fasi più dure da gestire e 60 in quelle più semplici. Certo, non è come giocare anche con solo una GTX 1650, ma se si cerca solo una trentina di minuti di svago può essere ok. Ed è arrivato il momento di qualche test e benchmark per la CPU AMD Ryzen 5 2500U che per dovere di cronaca ho messo a confronto a un Ryzen 7 4800H di un Huawei MateBook 14 AMD. Sono processori diversi, uno è un po' più datato, l'altro è più recente e più potente, sono anche stati pensati per fare cose diverse, ma è comunque interessante mettere a confronto questo mini PC con uno dei migliori processori per portatili in circolazione. Prendiamo per esempio una conversione 4K in Full HD con End Break di un video dal peso di 1 giga. La conversione avviene in circa 6 minuti e 18 secondi sul mini PC Ryzen 5 2500U, mentre sul MateBook 14 con Ryzen 7 4800H l'operazione viene chiusa in 2 minuti e 50 secondi. Il test Fishy Cat di Blender viene chiuso in 16 minuti e 18 secondi sul mini PC, mentre sul MateBook 14 in 5 minuti e 13 secondi. Cinebench restituisce circa 1339 punti per il mini PC, anche meno della metà dei 3780 del Ryzen 7 4800H. Anche Geekbench 5 restituisce risultati in linea con le aspettative, con uno score in single core di 784 e di 2717 in multicore, ben più bassi dei risultati in single core 1181 e 6700 multicore del MateBook 14 con Ryzen 7 serie 4000. Niente male, no? Questo Tibao T-Book MN 25 Mini, sì perché si chiama così, non ve l'avevo ancora detto, è un mini PC tutto fare che non ha niente a che vedere con la mole di mini PC limitati, economici che si trovano su Amazon. E comunque anche lui è abbastanza economico perché il prezzo su Banggood oscilla tra i 300 e i 320 euro, ma attenzione! In descrizione vi lascio due codici sconto che abbassano il prezzo a 237 euro per la spedizione lenta e 245 euro per la spedizione più veloce. Le prestazioni che questo mini PC riesce a tirare fuori grazie al processore Ryzen 5, alla memoria RAM in dual channel, al modulo SSD M2 NVMe sono davvero troppo interessanti in relazione al prezzo e sono fantastiche in relazione a prezzo col codice sconto. I suoi scenari di utilizzo potrebbero essere molteplici perché va bene un po' per tutto. Se vi serve un PC per la navigazione web è quasi overkill. Se vi serve un PC per lavorare riesce comunque a dire la sua, per non parlare degli smanettoni che con una macchina del genere si potrebbero divertire parecchio. E poi è da tenere in considerazione anche per chi ha problemi di spazio, o per chi vuole un setup pulito e minimalista utilizzandolo simile all'in-one, o per chi semplicemente vuole un buon prodotto senza spendere troppo. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like qui sotto, anzi lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo mini PC, sono davvero curioso di sapere la vostra. Direi che è davvero tutto, un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!